alla Sala Flaiano dell'Aurum. Allora, questa sera, come ogni volta, vedo pubblico abbastanza rinnovato. Io sono Gabriella Castiglione, direttore artistico da 23 anni. Questa manifestazione è nata nel 1995 e i primi anni si svolgeva presso il parco di Villa Sabuti a Pescara. Gli ultimi anni ci siamo spostati qui all'Aurum, che comunque fa parte del parco d'Avalos, che voi conoscete tutti quanti, e comunque l'unico comune denominatore di tutti questi 23 anni è la mia perseveranza verso la musica classica. Sappiamo tutti quanti che in estate le manifestazioni sono tante, non voglio dare le spalle a nessuno, ma più della metà sono manifestazioni di intrattenimento. L'intrattenimento è una cosa, la musica d'ascolto è tutt'altro. Vedo anche delle persone che si compiacciono di questi miei concetti. Io sono molto vicina alla musica classica perché sono anch'io pianista, ho frequentato il conservatorio, eccetera, e quindi conosco benissimo la realtà italiane, la nostra realtà purtroppo in questo periodo è abbastanza triste, perché la musica volta e le arti vanno un po' verso il declino, ma non da parte del pubblico, perché il pubblico vuole sempre ascoltare la musica classica, così come le opere liriche, così come i balletti, e che c'è poca volontà politica di diffondere questa la cultura. Non solo la volontà politica, ma purtroppo anche i mass media, che trasmettono pochissimo, oppure in orari assurdi in qualche televisione sporadica. E questo è un peccato, perché se invece di trasmettere la sera in prima visione i talent e tutte tante altre corbellerie potessero trasmettere dei concerti o delle prime serate, oppure concorsi internazionali di giovani musicisti, sicuramente tanti giovani, invece di stare dalla mattina alla sera sui social network, nella solitudine più profonda, sicuramente si avvicinano di più allo studio di uno strumento, che è un'attività molto più sana e molto più importante. Chiedo scusa il mio pensiero, ma penso che sia il pensiero di tutti quanti. Noi il nostro piccolo ce lo mettiamo tutti con tutta, anzi io vi chiedo anche di diffondere questa manifestazione, perché ogni sera io ho invitato tutti i giovani esponenti di qualsiasi strumento, come vedete sul programma, addirittura anche della danza, delle varie correnti e dei vari periodi storici e anche di varie strumentazioni. Chiedo scusa. Allora, questa sera è un appuntamento molto singolare, perché abbiamo la presenza di una pianista solista. Ci sono stati pochi concerti qua a Pescara di una pianista solista questa estate, non so, forse uno dei pochi o l'unico. È una pianista giovane, abruzzese, lei è a Mezzano, provincia dell'Aquila. Lei farà un programma. Interpreterà un programma molto importante, perché interpreterà degli autori capisaldi della musica colta, a partire da Bach, che chi non conosce Bach è come se non conosce un secondo Dio, perché è stato il fondatore, tra virgolette, della musica, è colui che se non ci fosse stato lui non ci sarebbe stato nessun altro dopo. Ha dato un ordine nella musica, dalle tonalità al sistema tonale, al sistema temperato e quant'altro. Quindi la scelta intelligente della pianista Simona Ciaccia di cominciare il concerto con Bach è una scelta veramente molto, molto sensata. Allora, presento intanto i tre artisti e poi presenterò di volta in volta le composizioni che interpreteranno. Simona Ciaccia, pianista.
Prego. Giovanna Mucci, violoncellista. Prego. Allora, ascolteremo, abbiamo deciso una scaletta un po' a zigzag, nel senso ci sono dei brani per pianoforte solo e dei brani per violoncello e pianoforte. Allora, ascolteremo di Bach, nostro santo gli occhiali, la sesta partita in Mi minore di Simona Ciaccia e poi ascolteremo di Chopin, la quarta ballata che conosciamo tutti quanti, chi è che non ha visto il film Il pianista di Polanski, la storia della seconda guerra mondiale, questo pianista si è salvato la vita grazie a questa ballata di Chopin, quindi diciamo una ballata salvavita tra virgolette un po' in tutti i sensi appunto. Simona Ciaccia, prego, pianista. Allora, la partita è una specie di suite. Suite significa che è un brano formato da più movimenti, a seconda della velocità, che lui chiamava Bach allemande, corrente, sarabanda, adagi, e quindi vi chiedo cortesemente di non applaudire tra un movimento e un altro. Ringrazio il maestro Giancarlo Ranieri che riprende in integrale il concerto di stasera che poi verrà mandato su YouTube, quindi se questa sera siamo 100 persone, 150 persone, non lo so, saremo in modo esponenziale anche migliaia e migliaia di persone, basta mettere poi musica arte e la data di oggi, quindi rivedremo tutto il concerto in integrale. In bocca al lupo, buon ascolto e a più tardi, grazie.
Simona Ciaccia, 24 anni. Coraggiosa, è certo, nella vita bisogna avere coraggio, lo sappiamo tutti quanti, però è...